questa è la vita eterna, che conoscono te, il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Giovanni, capitolo 17, versetto 3. La conoscenza di Dio. Nel corso della storia dell'umanità sono stati molti tentativi dell'uomo per conoscere Dio senza alcun risultato. Il versetto biblico del Vangelo di Giovanni rivela quale sia la strada per conoscere Dio. L'uomo non può attraverso i propri mezzi avere la conoscenza di Dio, ma mediante Gesù può averla. L'uomo può conoscere Dio solamente attraverso Gesù, il Figlio di Dio, colui che è stato mandato da Dio e nel quale vi è tutta la pienezza della Deità, Colossesi capitolo 2 versetto 9, ed è impronta della sua essenza, Ebrei capitolo 1 versetto 3. La conoscenza di Dio infonde nel cuore dell'uomo la certezza di essere in comunione con il vero Dio, perché nessuno può conoscere Dio e rinnegare Gesù Cristo. Tutti i credenti che conoscono il Padre conoscono il Figlio. Tutti i credenti che credono in Dio Padre credono in Dio Figlio. Tutti i credenti che adorano il Padre adorano il Figlio. Questa è vera conoscenza del vero Dio. Infine, la conoscenza di Dio non è l'acquisizione razionale di sterili nozioni di teologia, ma è la realizzazione concreta della vita eterna. Che conoscano te, il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Chi conosce Dio vivrà per l'eternità, perché Dio è vita.